il manuale nacque con un discorso banale. Paolo Emilio Taviani, era ministro degli interni, costituì la corrente dei pontieri. Era Taviani, Cossiga, Sarti, Mazzola, Remo Gaspari, e a Milano questa corrente dei pontieri prese l'11%. Ci fu la crisi di governo, c'era da fare la direzione del partito, poi la crisi di governo, e mi ricordo con un discorso banale Sarti disse: ma Taviani, io devo stare sempre in un piccolo ministero come il turismo, che non è sottosegretario, dice, invece gli altri, dice sì, ma io ho fatto le richieste sulla divisione. Ma dice, ma scusa Presidente, di Sartaviani, è una cosa stupida, tu considera la DC una società per azioni che ha 10% di quota delle azioni, ha diritto al 10% della ripartizione di utili. Ah, dice davvero, fai i conti. Quindi da questa battuta così io cominciai a fare questi conti, e infatti nella ripartizione poi del governo, dei membri della direzione, la lista di Taviani, la corrente di Taviani ebbe il 10%. Noi all'interno della DC funzionava molto bene perché le correnti si riunivano. Dopodiché dentro la corrente si facevano i conti di quelli dei delegati al congresso e quant'era. Dopodiché il capo corrente prendeva, decideva insieme agli altri quali erano i nomi, si metteva i foglietti in tasca, andava dal presidente del consiglio incaricato, tirava fuori l'elenco, era chiuso il problema, era una cosa. Il manuale Cencelli è servito pure alla divisione delle cariche dei grandi committi di Stato. Tenga presente che allora c'era il Ministero delle Partecipazioni Statali, quindi ogni partito si era messo lì tranquillo e col manuale Cencelli chi prendeva la Finmeccanica, chi prendeva l'ENA. Anche adesso, vede, nell'ultimo governo che ha fatto Letta con i ministri, i sottosegretari, ma lo stesso Monti è stato il bilancino delle correnti di tutte. Senta, ma a proposito di Letta, se è vero che ha applicato, se non il suo manuale, i principi del suo manuale. Letta comunque dai primi giorni no, parla e poi siamo ritornati ai tempi di Fanfani che riuniva i ministri dentro i conventi e non concludevano niente. Ma questa definizione che è stata data di un governo democristiano, secondo lei è una definizione distorta o giusta? No, io infatti quando ho letto il governo ho detto subito, l'ho detto a Mancino, dico, la DC è ritornata al governo, era un governo democristiano, anche perché se va a vedere lei, dico, Letta era quello che era, la maggior parte erano Franceschini, erano tutti democristiani. Letta, se fosse stato nella vecchia DC, in che corrente l'avrebbe? Sarebbe stato un Doroteo. Un Doroteo? Sì. Ah, non la sinistra democristiana. No, ma per carità. Ma vede, e Franceschini? Prego. E Franceschini lo sarebbe stato? La Franceschini sinistra? Lo conosco molto bene. Sì, non sarebbe stato la sinistra democristiana? Franceschini non sarebbe stato Doroteo, sarebbe stato di centrosinistra. Quindi sarebbe stata una corrente morotea. Diciamo. Ecco, bravo. Senta, ma lei ha mai incontrato Berlusconi personalmente? Berlusconi sì, io ho avuto anche un colloquio con Berlusconi, molto gentile. Di che anno stiamo parlando? Era Presidente del Consiglio la prima volta. Ah, nel 94. E mi ricevette molto gentile, stava in tuta. Una bella. Come suo solito. Mi disse, certo che suo padre a ideare il manuale Cencelli è stato un genio. Allora entrò Gianni. Ha usato lo stesso metodo del complimento alle signore. Allora c'hanno sempre entrò Gianni Letta.
E Dini, disse Letta, che io sono ottimi rapporti con Letta da quando era direttore del Tempo, dice: no, presidente, non è il padre che ha scritto il manuale Cencelli, è lui. E allora, guardi che Berlusconi era un democristiano. A me mi dice, lui era un po' tutto, anche craziano. No, io le dissi, io stavo a un convegno a Rimini, a Riccione, e stavamo al pranzo, organizzato dall'ufficio problemi dello Stato della DC. Il senatore Mazzola era lì, io stavo qui, lui stava davanti a me e mi disse che lui era democristiano. Lei si è iscritto al PD? Mi sono rimasto iscritto quando ha partecipato alle primarie. Proveniva dalla Margherita lei, naturalmente. Sì. Purtroppo un partito che distrugge il suo fondatore, come Prodi, che io stimo e che gli voglio bene, e che mi onora della sua amicizia, ma che ha distrutto il suo fondatore, basta, le devo dire. Ha partecipato alle primarie e ha votato Renzi. Ho votato Renzi, alle elezioni politiche, guardi, ma... Io per carità, sono andato a votare, e lei intelligente mi capisce. Ha messo la scheda bianca. Okay. Abbiamo in trasmissione Rino Formica, i socialisti hanno adottato il manuale Cencelli. Cioè, io Rino Formica lo conoscevo molto bene. Formica era il segretario amministrativo del Partito Socialista, io lo andavo spesso a trovare a Via del Corso, ci facevamo delle belle chiacchierate, poi si aggiungeva il capo dell'ufficio stampa di Craxi, Vanni Nisticò, e facevamo tutte, ma si parlava, si discuteva, si andava a mangiare lì sotto, era, caro dottore, un altro mondo. Io sono uno dei pochi democristiani che sono andato ad Hammamet a mettere una rosa su Bettino Craxi. Sulla tomba di Craxi. Perché il comportamento che ha avuto gli italiani quella sera davanti a Raffaele con le monetine è stata una cosa indegna di un paese civile. E che purtroppo pure Craxi non c'è più. I socialisti... Da una parte la figlia di Craxi, da una parte il figlio, non esistono più nemmeno i socialisti. Ma è come la Democrazia Cristiana, la diaspora oramai hanno provato tutti il potere dell'affrazionamento e assicurano ognuno il proprio orticello. Non lascerà più la Democrazia Cristiana? No, la Democrazia Cristiana era un modo di vivere, di pensare, di fare che è impossibile.